Un passo falso pesante per l'Ame Scuola Basket Arezzo sul campo del BAM Alto Pascio, arrivato al termine di 40 minuti dove gli Amaranto hanno indossato i panni del Dr. Jackie e Mr. Hyde. Inizio tutto in discesa per l'Ame, che mette a referto 7 triple nei primi 10 minuti di gioco, portandosi avanti di 16 lunghezze a fine quarto. Alto Pascio prova a ricucire, ma nonostante le percentuali realizzative della sbassi a bassi, i ragazzi di Coach Evangelisti mantengono il controllo della partita prima di andare al riposo in vantaggio per 53-35. Al rientro dagli spogliatoi, l'Ame continua la strada intrapresa nella prima parte di gioco, tanto che gli Amaranto toccano anche più 25. Quando la partita sembra indirizzata, la squadra di casa comincia punto punto a rifarsi sotto. Alto Pascio accorcia a meno 15 alla terza sirena. L'ultimo quarto però è da incubo per i colori Amaranto. L'Amen si blocca completamente, sbagliando molte conclusioni aperte e tantissimi tiri liberi. Salazar e Lorenzi segnano con continuità, portando a meno 2 Alto Pascio prima di una penetrazione di Rossi che sblocca l'attacco aretino. Poi è Mencherini a segnare, mettendo pressione ad Arezzo. Il Bama è costretto a un fallo sistemico e manda in lunetta a Vaselovinovic, che con 6 secondi da giocare sbaglia entrambe le conclusioni. Il primo però a catturare il rimbalzo è Fornara, fermato immediatamente con un fallo, ma anche il numero 4 sbaglia entrambe le conclusioni. Sul rimbalzo la palla arriva a Lorenzi, che appena superata la metà campo scaglia il tiro che si insacca nella retina, condannando alla sconfitta 80-79 l'Amen, nell'unico vantaggio dei locali di tutta la gara. Una severa lezione per la SBA, che deve fare tesoro di quanto accaduto. Sabato al Palasport Estra arriverà un lanciatissimo Lucca, che ha una serie positiva di 5 successi, compreso quello con la capolista Prato nell'ultimo turno.